modo. Ecco, quello che noi vedremo fra poco è una intervista, ma direi più una chiacchierata che ho fatto con Paolo Akira Vaselli e Marina Starace, che sono due attori del Teatro Patologico di Roma, teatro che poi si trova qui in Via Cassia. Ecco, loro hanno interpretato i ruoli dei protagonisti dell'Odissea, rispettivamente nei panni di Ulisse e di Penelope, la moglie. Ecco, l'Odissea è approdata poco tempo fa, il Venerdì Santo per la precisione, in prima serata in un film documentario di Domenico Iannaccone che è andato in onda su Rai 3. E da quel momento i media continuano a rilanciare, insomma, questo evento che premia un lavoro decennale che è stato svolto, come dicevo, da Dario D'Ambrosi, che è il fondatore del Teatro Patologico, nello spazio di Via Cassia e spesso, questo lo dobbiamo dire, anche nel silenzio delle istituzioni. Il lavoro teatrale di questa Odissea è stato realizzato con la regia di Francesco Giuffrè e aveva debuttato nell'estate scorsa sulla spiaggia del Lido di Ostia, questo per scongiurare un po' le limitazioni che erano state imposte dalla pandemia. Ecco, oggi ritorna in scena, tra poco riprenderanno le prove al Teatro Patologico e poi i primi di luglio ci sarà di nuovo lo spettacolo che molti non hanno potuto vedere e noi proprio in vista di questa ripresa di questo evento abbiamo voluto ascoltare le testimonianze dei due attori protagonisti, cioè di Paolo Akira Vaselli, Ulisse, e di Marina Starace, Penelope. E allora Paolo, diciamo subito come ti sei sentito nei panni di Ulisse. Hai sentito tuo questo ruolo? Effettivamente è stato molto interessante perché personalmente mi sento molto diverso dal personaggio di Ulisse, ma questa Odissea è stata un'Odissea molto diversa da quella classica, in cui Ulisse non era più questo, se vogliamo, questo eroe che amava, no? e andare in guerra per difendere la patria, bensì era un uomo in preda, come posso dire, anche alle proprie fragilità, e praticamente in preda pure agli orrori della guerra, che potrebbe essere la guerra, quella propriamente detta, quanto quella guerra interiore che tutti noi dobbiamo affrontare, ognuno nel proprio modo. Quindi da questo punto di vista, diciamo, questo Ulisse me lo sono sentito molto vicino, se vogliamo. E Marina, per te come è stato interpretare il ruolo di Penelope? Insomma, recitare questa parte ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto questo personaggio tenace, forte e anche fedele. E, diciamo, io ho preso come esempio mia madre, diciamo, come esempio di una donna molto forte, e molto piena di speranza, ottimista, e quindi ho preso come esempio proprio lei e mi sono ispirata a mia madre per interpretare questo personaggio. Ma Paolo, per te com'è stato rivederti in televisione? Una grande emozione sicuramente, e anche è stato interessante vedere tutto quanto un po' da spettatore, insomma, no? Perché quando le vivi in prima persona magari certe cose magari, se vogliamo, ti sfuggono, e quindi insomma vedere le cose dall'esterno, insomma, devo dire, è stato molto, molto interessante. È stato anche molto interessante vedere anche alcuni lati degli altri ragazzi che ancora non conoscevo di fatto. Insomma, visto da dentro e visto da fuori, insomma, è stato anche istruttivo. Sì. Marina, faccio a te la stessa domanda. Ecco, rivederti sul piccolo schermo, dal salotto di casa tua, che impressione ti ha fatto? Beh, ho provato una forte emozione e mi sono venute le lacrime agli occhi anche mentre raccontavo la mia storia, perché l'ho rivissuta totalmente. E poi mi sono piaciute anche, come ha detto Paolo, le storie degli altri ragazzi che non conoscevo, quindi mi è piaciuto tutto. Gli altri ragazzi, ecco, all'interno del vostro gruppo teatrale, io
vi frequento da tantissimi anni, c'è un'atmosfera speciale, insomma, siete tutti amici e vi aiutate l'un l'altro. Insomma, Paolo, come avviene questo miracolo? Beh, io parlo per me ovviamente e dico che perché avviene tutto ciò? Perché credo io mi rifletto molto nelle fragilità degli altri, dei miei amici del teatro e forse lo stesso anche per loro nei miei confronti. Quindi credo che risulti molto automatico a un certo punto aiutarsi, no? Perché comunque sia. Quanti di noi avrebbero voluto che in certe situazioni gli si venisse data una mano? Ecco, allo stesso modo magari ci comportiamo così perché noi ci rispecchiamo in qualche modo in quello che vogliono anche gli altri, no? Volevo dire, mi sono espresso male. Più che altro, insomma, è come se vedendo ciò che avremmo voluto noi aiutiamo gli altri, ecco. No, era tutto chiarissimo, insomma, l'altro sono io e io sono l'altro, per cui quello che non voglio che venga fatto a me, io non lo farei mai ad un'altra persona, che sarebbe una modalità di comportamento da adottare sempre all'interno delle relazioni, cosa che invece spesso, diciamo, fuori dal vostro ambiente non si verifica, insomma. Quindi c'è tanto da imparare. Marina, ecco, per te questa relazione, questo tutti per uno, uno per tutti, ecco come si svolge, come si dipana? Guarda, Come si... mi sento molto in sintonia con gli altri ragazzi. La verità è che ci vogliamo bene veramente e c'è una solidarietà fraterna fra tutti noi. Quindi non c'è competizione e quindi è un ambiente pulito il nostro e questo ce lo rende migliore. E io ho visto anche l'affetto con cui oggi vi siete rincontrati, insomma, era tanto che non vi vedevate. Il teatro dovrebbe riprendere, si spera, ai primi di maggio, insomma, lockdown permettendo. Ecco, però questo incontro, insomma, che non avveniva da tempo, ecco, vi ha riavvicinato, riaffratellato, insomma, è stato anche bello vedervi. Che emozione avete provato? In macchina abbiamo parlato, anche un po', insomma, di quello che è accaduto in questi mesi. Come ti sei sentito, Paolo, nel rivedere Marina? Beh, sicuramente insomma, mi ha fatto Tua molto piacere. moglie. Mia moglie, la mia Penelope, è stato molto bello perché insomma alla fine tutti noi abbiamo passato questi mesi molto difficili che sembravano non finissero mai, questo tempo dilatato, se vogliamo, quasi all'infinito, no? In cui non si vedeva la fine, insomma. Insomma, personalmente mi sono sentito quasi una brodaglia informe. E sono stato preso dall'indolenza, dall'apatia e anche dalla depressione. Quindi adesso rivedere Marina e magari pensare che magari a breve ricominceremo tutti insieme il teatro, insomma, la vedo una grande speranza e mi fa sentire bene, insomma. Pure a me, E tu, Marina, mi hai Marina, che emozioni provi? dato vita a vedere Paolo. Anch'io stavo abbastanza depressa, però rivederlo mi ha dato vita, mi dà la speranza che ricominciamo tutto da capo, che siamo tutti insieme e che ricominciamo a lavorare tutti insieme bene come al solito. Insomma, quindi un momento di festa, insomma, per tutti voi. Ecco, tornando all'Odissea, voi siete una coppia, insomma, sulla scena. È stato difficile, Paolo, mettere in scena un'opera così complessa, insomma, così importante. Effettivamente, devo dire, un'opera, mi hai detto bene, molto complessa, molto difficile, sotto diversi punti di vista, e poi figuriamoci sotto in quel momento particolare in cui no, eravamo, come posso dire, reduci da questo lockdown, in cui eravamo tutti provati, e praticamente abbiamo dovuto poi alla fine, finire lo spettacolo in pochissimo tempo, quindi insomma è stato molto, se vogliamo, sfiancante, però alla fine anche bellissimo e alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, tutti insieme, e questo è l'importante. Infatti l'unione fa la forza,
mai frase è più vera, insomma, come al teatro patologico. Marina, hai avuto difficoltà, insomma, a imparare questa parte, a entrare sulla scena, insomma, in così poco tempo, dopo mesi in cui eravate fermi? Beh, diciamo il fermo si è sentito, e infatti quando abbiamo ricominciato ero un po', diciamo, ero un po' statica anche io nella parte, non riuscivo ad entrare completamente nel personaggio di Penelope, però poi mi sono sciolta e ho cercato di entrare nello stato d'animo di questa donna e quindi è andato poi dopo, è andato tutto bene, insomma, poi dopo mi si è risolto bene. Paolo, ma che cosa succede dietro le quinte dell'allestimento di uno spettacolo? Che cosa rappresenta Dario D'Ambrosi per voi ragazzi? Dario che è il vostro allenatore, diciamo così. Sì, guarda, e che cosa succede in primo luogo? Che cosa succede dietro l'allestimento di uno spettacolo? Succede di tutto praticamente, come puoi immaginare. Ovviamente c'è la preparazione dello spettacolo, quindi tanto impegno, a volte delle difficoltà, a volte c'è pure tanto, come posso dire, tanta goliardia, se vogliamo, no? C'è tanta allegria, quindi che si sprigiona fra noi ragazzi, insegnanti, anche Dario, tutti quanti, ma anche pure a volte, se vogliamo, pure, come posso dire, degli screzi, ma è naturale, in tutti gli ambienti ci sono. E c'è un po' di tutto, c'è un mondo dietro, ma alla fine lavoriamo tutti insieme per, come posso dire, per creare insieme qualcosa di bello che trasmetta forti emozioni, e credo che ci siamo riusciti. E per quanto riguarda Dario è una persona che ha creato una realtà molto importante, molto speciale, e noi ragazzi lo sappiamo bene perché quel luogo ormai per noi è diventato una seconda casa di cui non possiamo di fatto fare più a meno, insomma. Ci siamo sentiti un po' orfani in questo periodo qui, insomma, no? Per me personalmente Dario è un po' un padre artistico che mi ha un po' cresciuto, come posso dire, a livello attoriale. Un padre artistico magari con cui magari non sempre vado d'accordo, però con cui ho molta gratitudine e quindi lo ringrazio ogni volta e come ovviamente ringrazio anche tutto lo staff che collabora con lui, Alessandro, Francesco, Ilaria, ce ne sono tanti, tante persone che collaborano, bisogna anche dirlo, insomma. Alessandro Corazzi, insomma, che è un po' l'anima anche del teatro patologico. Marina, insomma, come entri in relazione con tutte queste persone che lavorano per il teatro? Oggi, quando siamo approdati al teatro patologico, che ci siamo incontrati per fare insieme questa intervista, è stata un'emozione, no? Rivedere quelle mura, quel giardino. Ecco, quindi come ti senti con chi fa trucco, parrucco, vestiti, insomma, lavora per te anche? Sì, io devo dire vado d'accordo quasi con tutte le persone, cioè no quasi, con tutte le persone del teatro patologico, perché diciamo rispetto al loro lavoro. E per me Dario è più che un padre, è un maestro, così come tutti gli insegnanti che diciamo, mi danno delle lezioni di vita e anche di recitazione. Quindi, diciamo, io rispetto tutte le persone che sono lì dentro e sono contenta che facciano delle cose per me, tipo i costumi, diciamo, la recitazione, la regia, e ammiro molto anche Alessandro, che è il braccio destro di Dario, con il quale, diciamo, ho un ottimo rapporto, e che è una bravissima persona. E tutti quanti, anche Ilaria, tutte le persone del teatro patologico, mi piacciono tutte, non ho difficoltà con nessuno di loro, diciamo, vado d'accordo con È bello tutti. anche,
È bello anche ricordare i loro nomi perché insomma sono tante presenze che comunque esistono e senza il loro contributo sarebbe difficile mettere in piedi un qualunque spettacolo. Ecco, diciamo che grazie al teatro, insomma, un po' tutti i ragazzi che frequentano i corsi di Dario D'Ambrosi hanno ritrovato se stessi. Ecco, questo vale anche per te, Paolo. Ritieni che il teatro sia stato un'ottima medicina, insomma, per la tua vita, insomma, per la tua tranquillità, per ritrovare un po' te stesso. Sicuramente sì, nel senso che il teatro praticamente mi ha aiutato a tirare fuori, a riconnettermi con le mie emozioni, che per me non è molto facile. Il teatro, diciamo che per me è come posso dire, un aiuto in questo senso. Giustamente hai detto ritrovare se stessi, in questo senso posso dire senz'altro sì, ritrovare me stesso. E la mia parte, se vogliamo, più autentica, perché altrimenti sarebbe molto più triste la mia vita, molto più chiusa in me stesso, ecco. Avrei questa tendenza, no, a chiudermi in me stesso e a non esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni, e il teatro mi ha aiutato in questo. Diciamo che anche tu, Marina, hai interpretato tantissimi ruoli e il teatro dà la possibilità ad una stessa persona di essere tante persone, no? Quindi di vivere tante emozioni, come diceva adesso, Paolo. Ecco, che cosa ha rappresentato per te entrare in tutti questi ruoli? Insomma, che cosa ti Per ha me dato, diciamo a che te, Marina, come persona? importante per me vivere gli stati d'animo di questi personaggi. Quindi io, diciamo, prima di recitare la parte, entro nello stato d'animo del personaggio in modo per potermi immedesimare meglio. E questa è la cosa più importante. Ciò mi porta a vivere delle forti emozioni. E quindi a trovare dentro di me anche delle emozioni nascoste che non conoscevo attraverso questi personaggi. E quindi è importante per me perché il teatro mi ha dato la possibilità di scoprire questo e anche di diciamo guarire in un certo senso, fra virgolette, perché dalla mia malattia non si guarisce, però di tenere a bada la mia malattia del mio disturbo bipolare dell'umore. E quindi, diciamo, grazie allo psichiatra ho raggiunto la consapevolezza della malattia e grazie al teatro mi sono espressa a livello emotivo. E questo mi ha fatto molto bene. Poi io amo il teatro da sempre, quindi è stata una cosa che volevo fare, che avrei voluto fare da giovane e quindi mi sono ritrovata benissimo in questa parte. Beh, io devo dire che vi ho conosciuto nel ruolo di attori, poi siamo diventati negli anni amici. Ecco, io non ho la visione di che cosa eravate prima del teatro o senza il teatro, e quindi per me siete questi, insomma. Quindi non vedo in voi nessuna differenza da quelle persone che magari non hanno attraversato le vostre patologie, insomma. Quindi io penso che sia stata veramente un'ottima medicina. Molto più di tanti farmaci, insomma. Paolo, Dario D'Ambrosi ha anche promosso, lo vogliamo ricordare, il primo corso di laurea all'Università di Tor Vergata del Teatro Integrato dell'Emozione per i giovani con disabilità. Ecco, tu, insieme a Marina, sei stato tra i primi a frequentare questo corso. Raccontaci. Sì, allora praticamente io e Marina abbiamo frequentato questo corso del Teatro Integrato delle Emozioni in collaborazione con l'Università di Tor Vergata nel 2016 come allievi per poi diventare assistenti in questo stesso corso negli anni successivi. Praticamente in questo corso si studiano le diverse discipline inerenti il teatro praticamente, no? Quindi praticamente oltre il lato attoriale, prettamente attoriale, anche la regia, il disegno luci, il suono, i Costumi. costumi, tutta una serie di discipline inerenti il teatro.
E praticamente è una bellissima realtà che spero che un giorno, fra non troppo tempo, diventi una realtà ufficiale, perché comunque sarebbe una bellissima cosa, insomma, che delle persone con disabilità possano avere un titolo di laurea che gli consenta di entrare nel mondo del lavoro in questo settore, insomma, no? Sarebbe una rivoluzione di fatto. Quindi incrociamo le dita. Diciamo che è già cominciata questa rivoluzione, insomma, voi siete la prova che comunque è possibile fare questo. Ecco, Marina, per quanto ti riguarda, oltre a questo corso di teatro integrato, ecco, tu mi hai invitato nel 2019 a Montecitorio perché tu sei stata premiata con il premio Standout Women Award International, che hai ricevuto peraltro insieme ad altre donne impegnate in vari settori. Ecco, quando tu sei salita sul palco, io me lo ricordo come se fosse ieri, e ti è stato chiesto chi volevi ringraziare per questo riconoscimento, tu hai risposto con molta naturalezza, innanzitutto me stessa. E io ho detto, brava, è vero, perché quando arriva un successo, insomma, è importante saperlo cogliere, no? Quindi per te è stato difficile cogliere questa opportunità che poi ti ha dato la possibilità di essere la donna che sei adesso, l'attrice che sei adesso. Ti sei dovuta impegnare tanto? Perché no, io intendevo dire, diciamo che per quanto riguardava quel percorso che avevo fatto, sia a livello attoriale che per quanto riguarda la mia malattia, nel senso che non ero più ricaduta, dovevo questo merito solo a me, perché ero riuscita a riconoscere i sintomi della malattia e a non ricadere. Avevo trovato nel teatro una strada, una via, una medicina per stare bene. E quindi per questo intendevo dire che il merito era solo mio. Non dovevo dare questo merito a nessuno, ma solo a me, perché ero riuscita io a fare tutto questo. E certo, perché l'opportunità ci può arrivare e quindi noi chiaramente siamo grati a quelli che ci offrono un'opportunità, però se non la sappiamo cogliere, non ha nessun significato. Insomma, l'opportunità resta soltanto così, una virtuale, ecco, e diventa reale quando noi la sappiamo cogliere e trattenere, no? E percorrere. Paolo, guardando un po' in avanti, insomma, che cosa c'è nel tuo futuro di attore? Ci saranno altri spettacoli? Il teatro ho sentito dire che riapre fra poco. Sì, infatti fra poco è da poco la notizia che il Teatro Patologico riaprirà all'inizio di maggio e a quanto pare porteremo di nuovo l'Odissea, in quanto, diciamo, a quanto pare è stato molto apprezzato il documentario di Domenico Iannacone, dobbiamo dirlo, no? Insomma, il Sì. documentario di Domenico che con la sua troupe ha fatto un lavoro straordinario e quindi lo ringraziamo. E questo documentario ha fatto conoscere il Teatro Patologico a un sacco di persone che vogliono vedere di fatto lo spettacolo e quindi lo rimetteremo in scena adesso, all'inizio di luglio. Diciamo dal 1 al 4 luglio mi pare di avere capito. Ecco, devo dire, ecco, se posso esprimere anche così un'opinione personale, che Domenico è stato particolare bravo, perché si è calato proprio nel ruolo, no? Del gruppo che fa teatro, affiancando voi, affiancando anche Dario, insomma, era diventato uno di voi e questo non è sempre facile per un giornalista, no? Riuscire a fare parte del gruppo come se fosse stato sempre parte di quel gruppo, cioè è entrato in una dinamica, è vero Marina? Alla pari poi, insomma, e quindi. Una persona molto alla mano, molto gentile, diciamo, aveva molto tatto anche nel farti le domande, quindi molto sensibile. A me piaceva molto, ma già lo conoscevo perché avevo visto in televisione i suoi servizi, quindi lo conoscevo già prima che ci incontrassimo con Domenico. Ha raccontato una storia facendo parte lui stesso di questa storia, no? E questo, diciamo, è un fatto che non vediamo tutti i giorni, no? Quindi evviva
questo genere di trasmissioni e finalmente insomma, abbiamo potuto vederle in prima serata. Marina, e tu nel tuo futuro di attrice che cosa vedi? C'è questa Odissea? Sei contenta di rientrare nei panni di Penelope? Sì, a me piace recitare, per cui qualsiasi cosa faccio mi fa piacere farla. E se sto bene in salute voglio recitare fino a 70 anni. Quindi voglio recitare sempre perché mi piace moltissimo. Come ti piace nuotare, come ti piace camminare, insomma, tu hai tanti interessi, questo lo sappiamo, però insomma, diciamo, il ruolo dell'attrice ormai fa parte di te, tu sei questo, insomma, non Quello, si può scindere la tua. il ruolo dell'attrice è quello che mi piace di più, è quello che desideravo fare a 8 anni quando per la prima volta ho recitato in un teatro al Politeama di Napoli, che volevo fare quel mestiere. Poi non è stato possibile per vicissitudini varie, però io sentivo questa voglia di teatro, di teatro, di teatro, e adesso che l'ho ritrovato sono super felice di recitare nuovamente. Paolo, questa chiamata quando l'hai ricevuta? Quando hai scoperto Allora, questa tua vocazione? devo essere sincero, diciamo che è stata una cosa piuttosto singolare praticamente, perché praticamente io alle scuole medie volevo tanto fare l'attore, durante le scuole medie. E poi c'è stato un piccolo episodio che voglio raccontare perché ci tengo. C'era un famoso attore, Riccardo Cucciolla, che qualcuno si ricorderà nei panni di Sacco, in Sacco e Vanzetti. E praticamente venne nella mia scuola a fare un piccolo, come posso dire, dibattito sulla recitazione. E praticamente io fui uno dei ragazzi alla fine che gli fecero delle domande, insomma, no? E comunque gli dissi che comunque mi sarebbe piaciuto tanto fare l'attore, però che ero troppo timido per fare l'attore, quindi non credevo che ci sarei riuscito. E lui mi disse praticamente che molto spesso sono le persone timide che non riescono a esprimere bene le loro emozioni che si mettono a fare proprio gli attori proprio per potersi esprimere, insomma, no? E questa cosa mi è rimasta. Poi nel corso degli anni questa passione è andata un po' scemando. Poi quando sono entrato nel teatro patologico ho detto, oddio, adesso è ricominciato, insomma, quindi questo percorso, insomma. E quindi vediamo un po', insomma, Insomma, dove inizierà. la vita ti è venuta incontro e alla fine anche tu hai saputo riconoscere, insomma, quella passione che faceva parte di te fin a dagli anni della scuola. E quindi, insomma, anche con queste considerazioni direi che possiamo invitare, no? Sia Paolo, anche Marina, tutti coloro, insomma, che sono timidi, che sentono però che hanno voglia di esprimersi, insomma, e di tirare fuori la loro, io la chiamerei essenza, ecco. Andate a teatro e fate teatro, partecipate, insomma, non abbiate Sì. paura, no? Giusto? Possiamo dire questo. Sì, Tutti sì, sì. Il possiamo. teatro è per tutti. Il teatro è per tutti. È vero. E quindi, insomma, diciamo, bisogna solo avere il coraggio di non avere paura. È un ossimoro, però, insomma, alla fine è questa un po' la chiave. Ecco, io Esatto. vi ringrazio, ragazzi, per la vostra disponibilità e vorrei anche chiudere questa nostra chiacchierata, dedicandola ad un attore, ad un amico del teatro patologico che lo ha frequentato per tanti anni e che non c'è più, e che è scomparso, è Claudio. Claudio che è morto di Covid lo scorso anno, tra l'altro a pochi mesi dalla scomparsa della sua mamma Pupa, che tante energie ha dedicato alla vita del teatro patologico. Ecco, noi lo siamo andati a trovare tante volte. Al Donguanella, abbiamo visto anche alcuni dei suoi spettacoli quando appunto era stato costretto insomma, a staccarsi dal teatro patologico perché appunto non c'era più la sua mamma. Penso che sia importante insomma rendere omaggio a questa persona che tanto ha dato. Guardate, ve lo faccio pure vedere. Questo è Claudio, ecco, Claudio nel giorno del suo 50° compleanno. Era un ragazzo vivacissimo e anche un grande attore. E quindi siamo fiduciosi, insomma, lui è stata una delle vittime del Covid che dopo
questa pandemia si possa finalmente ritornare, insomma, a lavorare in sicurezza. Anche noi abbiamo cercato oggi di fare questa chiacchierata nella maggiore sicurezza possibile, voi con le mascherine, io un po' distante da voi, ecco, anche se poi in realtà siamo in pochi metri quadri, diciamo nelle due stanze di casa mia, voi in salotto e io in un'altra stanzetta. Ecco, e insomma speriamo di poter superare anche queste situazioni di isolamento e che tutti voi ragazzi possiate ritornare a frequentare con tranquillità e con gioia, insomma, gli spazi del Teatro Patologico di Via Cassia, con Dario D'Ambrosi, per riuscire a superare anche quei momenti di isolamento non semplici, insomma, che avete dovuto attraversare in questo periodo. Allora, ciao Paolo e ciao Marina. Ciao, ciao a tutti. Grazie.